Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la risoluzione Foti, Molinari, Barelli e Lupi numero 631, riferita alla relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012, accettata dal Governo. Ricordo che a norma dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 6, comma 3 della legge 243 del 2012, per l'approvazione di tale risoluzione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Dichiaro aperta la votazione. Ecco, perfetto, ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti 319, votanti 214, astenuti 105, maggioranza 201, favorevoli 195, contrari 19, la Camera respinge. "24 ore di fuoco" sono quelle che ha passato il governo Meloni dopo che ieri, giovedì 27 aprile, durante le votazioni alla Camera, la risoluzione per lo scostamento di bilancio necessaria poi per approvare il DEF è stata respinta dalla Camera. La votazione non è passata, come possiamo vedere nel contenuto 1, prego Gio dalla regia. E questo ha fatto sì che chiaramente il governo è andato in terribile difficoltà. Per parlare di tutto ciò siamo in compagnia del professor Luca Lanzalaco. Buonasera professore. E l'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera, buonasera a tutti. Ah, come dicevamo, 24 ore di fuoco. Abbiamo visto succedere di tutto. Tra ieri e oggi, titoli di giornale, programmi televisivi, poi chiaramente tutto sembra rientrato con l'approvazione odierna del documento. Professor Lanzalaco, tanti assenti durante la votazione, so che lei ha preparato una tabella riepilogativa. Cosa c'è da rilevare di interessante rispetto a quanto accaduto? Sì, ma la cosa interessante a mio parere è che l'interpretazione che circola sui mass media e anche quella fornita da molti esponenti politici, cioè quella della sciatteria, della semplice incompetenza, alla prova dei dati non regge. Noi abbiamo, circolano tre interpretazioni, una appunto è questa benevola, sono sciatti, sono distratti, incompetenti e non si sono resi conto di quello che stava succedendo. Una seconda interpretazione, più a mio parere più acuta, è quella che ha formulato Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, cioè dice questo, quello che è successo è un duplice segnale. Da un lato una maggioranza molto, troppo sicura di sé, quindi una maggioranza che pensa di essere forte da non richiedere una presenza significativa alle Camere, ma dall'altro lato anche un'opposizione che non fa paura. Ecco, se guardiamo i dati, vediamo che c'è una terza interpretazione che è un'interpretazione politica. Allora, nella prima tabella, quella in alto, diciamo, di questo schema, si vede che la percentuale degli assenti è intorno è del 20, poco più del 20%. La percentuale degli assenti della maggioranza 18.9%, opposizione 22.22%. Quindi da questo dato aggregato sembra quasi che, contrariamente a quello che si dice, chi la maggioranza sia stata leggermente più disciplinata dell'opposizione. Quindi anche l'opposizione non era particolarmente presente. Ma andiamo a vedere la seconda tabella, quella in basso, con i dati disaggregati. E qui la tesi della sciatteria si sbriciola, crolla. Perché se noi guardiamo la percentuale degli assenti, includendo quindi sia i deputati in missione che quelli ingiustificati, vediamo che la
percentuale totale appunto del 18,9%, ma è una media che oscilla fra un minimo del 11,8% e un massimo del 31% di Forza Italia. Il dato è ancora più significativo se vediamo gli assenti ingiustificati, perché l'assenza ingiustificata è un atto politico a tutti gli effetti. E qua vediamo che Fratelli d'Italia ha con soli 5 assenti ingiustificati a una percentuale minima, cioè il 4,2% sul totale dei deputati. Quindi Fratelli d'Italia è stata molto disciplinata. Giorgia Meloni si è scusata con l'Universo Mondo, apprezziamo il bon ton, ma non doveva scusarsi così tanto, perché il suo partito è stato quello più disciplinato. La Lega è 16,6% di assenti ingiustificati, Forza Italia e Noi Moderati schizzano al 20%. Quindi queste assenze, sia quelle totali, sia quelle degli ingiustificati, significano una cosa ben precisa: è un segnale politico che viene mandato dall'interno del governo. L'abbiamo già detto più volte, la vera opposizione a questo governo è all'interno della maggioranza. È un segnale ben chiaro politico che è stato mandato a Giorgia Meloni, e cioè le hanno fatto capire che se vogliono possono metterla in grosse, enormi difficoltà. E l'hanno fatto chi? Forza Italia, soprattutto, non esclusivamente, però Forza Italia e Noi Moderati. Probabilmente è la preparazione. Noi sappiamo che si stanno giocando proprio in queste ore, in questi giorni, in queste ore, partite molto importanti a livello europeo, dal MES al PNRR alla riforma del patto di stabilità. Probabilmente l'avvertimento a Giorgia Meloni è in questo senso, cioè i partiti centristi, che sono i più filo europeisti, hanno voluto far vedere a Giorgia Meloni che loro contano, e quindi bisogna tener conto del loro orientamento. Professore, chiaramente questo è un segnale molto forte, come giustamente diceva lei, e che invece è stato fatto passare da Giorgia Meloni e da tutta la maggioranza in maniera totalmente opposta, come una questione di sciatteria. Anzi, addirittura Giorgia Meloni, dopo lo vedremo nel video, dice: se si vuole far passare qualche segnale all'interno di una maggioranza di governo, lo si fa sui provvedimenti minimi e non su provvedimenti di tale importanza che rischiano di far fare una figura barbina al governo stesso. Umberto Del Noce, vengo da te, perché appunto il professore ci ha presentato uno schema molto interessante e con dei dati aggregati che parlano, come dicevamo, di un segnale politico molto forte. Come reputi a questo punto questo scivolone, e come è stato anche gestito a livello mediatico dal tuo punto di vista? Ma sì, anche secondo me si configura l'accaduto, si configura comunque in una valenza politica, soprattutto visto le partite che si stanno giocando. E personalmente, a livello mediatico, mi ha colpito il commento di Giorgetti, che ha detto: i deputati non sanno o non si rendono conto, nel senso che probabilmente vi è stata anche un eccesso di sicurezza rispetto al fatto che comunque certi provvedimenti erano già stati preapprovati dall'Unione Europea, della Commissione, perché in realtà quello che viene presentato come uno sforamento in realtà tecnicamente non è il segno di una politica espansiva, perché anche, anzi, il DEF, poi magari lo vedremo più nel dettaglio nella prossima puntata, ma è tutto all'insegna dell'austerità. Anzi, l'avanzo primario previsto addirittura è superiore a quello che aveva previsto Mario Draghi. Ma in realtà il discorso è leggermente diverso, nel senso che era stato concesso all'Italia un rapporto deficit-PIL del 4,5% per il 2023, ma poiché le previsioni tendenziali sono più positive del previsto, è previsto che il rapporto deficit-PIL sarà, invece che 4,5, 4,35. Quindi cosa hanno fatto?
hanno mantenuto il deficit al 4,5 e lo 0,15% di differenza, che equivale a 3 miliardi e 4, vengono usati, vorrebbero essere usati per, diciamo, per il famoso cuneo fiscale, che tecnicamente in realtà, di nuovo, viene presentato come sostegno alle imprese, alle famiglie, ma effettivamente è un sostegno alle imprese, nel senso che vale soltanto per i lavoratori dipendenti e serve, esplicitamente detto, per limitare la spirale di aumento dei salari, della crescita salari-prezzi. Quindi qual è il punto? Il punto è ridurre le tasse al datore di lavoro in modo tale che in busta paga il dipendente abbia di più, senza però alzare il livello dei salari. Quindi secondo me Giorgetti si riferiva al fatto che questo discorso era chiaro ai parlamentari e quindi ha dato, secondo me, sono stati leggermente superficiali, dando per scontato che questi fatti fossero assodati e quindi erano molto sicuri del passaggio. Però evidentemente questo messaggio politico gli ha lasciati un po' sorpresi e abbastanza imbarazzati, anche perché mina una posizione di un governo che è già debole ormai su tutti i fronti. Abbiamo visto a livello sia internazionale che interno, questo ovviamente l'opposizione ha cavalcato alla grande questo evento per minare ancora di più le posizioni di un governo che già all'inizio, le avevamo detto, sarebbe stato diviso al suo interno, osteggiato su tutti i fronti, ed è davvero comunque un elemento significativo. E se effettivamente è stata superficialità, si può dire che è un errore piuttosto grave. Certo, ovviamente. Tutto ciò accadeva ieri, come detto, ieri pomeriggio, mentre Giorgia Meloni era in Inghilterra per incontrare il primo ministro inglese. Allora, ascoltiamo attraverso il contenuto 2 quelle che sono state le sue dichiarazioni una volta appreso, diciamo, del fattaccio. Prego, Giulio. Credo che, insomma, tutti quanti vadano richiamati alla loro responsabilità, perché qui noi affrontiamo una situazione che non è facile, stiamo facendo del nostro meglio, come si vede anche oggi, anche qui non ci stiamo risparmiando, penso che non si debba risparmiare nessuno, perché questa non è una fase che si può, diciamo, prendere con leggerezza. Detto questo, ovviamente mi sento di poter dire che il DEF verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e che manterremo i nostri impegni, compreso quello di presentarlo in Europa entro il 30 aprile. Quindi, insomma, confido che non si debbano modificare, diciamo, le iniziative del governo, anche un cadenzario abbastanza definito che avevamo anche su alcuni provvedimenti che dipendono dal DEF e che per me sono molto significativi, in particolare il tema di lavoro. Quindi, nei prossimi giorni, CDM al momento confermato, lo confermiamo quello del primo maggio. Io per ora, per me, è confermato, certo, e confido, insomma, di poter contare sul supporto del Parlamento, perché penso sia un segnale molto significativo. Il primo maggio, il giorno della festa dei lavoratori, dare segnali sul tema del mondo del lavoro, su questo, diciamo, preferisco non fare particolari, diciamo, spoilerare troppo, ecco, particolare, dire più di quello che è necessario, ma insomma io ho voluto dare questo segnale. Abbiamo anche, come avete visto oggi, convocato i sindacati per domenica sera, perché quelli erano i tempi. Mi dispiace di averli dovuti convocare di domenica, ma purtroppo era impossibile per me e per il ministro Giorgetti, che all'Ecofin, convocarli prima, però insomma, ecco, tutto è organizzato e confido di poter andare avanti. Sono abbastanza, mi dispiace, ovviamente non posso negare che mi dispiaccia, ma sono tranquilla. Non ritiene che ci sia stato un segnale politico, cioè che ci sia qualcosa sotto? No, francamente no, guardi, io ho fatto qualche anno di Parlamento, di cose così ne ho viste accadere. Credo che per paradosso sia un, come posso dire, eccesso di sicurezza, no? Cioè, ok, le cose andranno bene comunque, il punto è che uno deve capire che ognuno ha la propria responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore e
diciamo, concentrare l'attenzione particolarmente sui parlamentari in missione, cioè su chi ha un doppio incarico. Questo era qualcosa che noi sapevamo quando abbiamo ovviamente nominato il governo. Ci sono persone che fanno ovviamente più cose, però credo che su questo, insomma, varrà la pena di metterci un attimo la testa, e poi quando i numeri servono, i numeri ci devono essere, perché altrimenti il lavoro della maggioranza non va. Non un problema politico, quindi. Io non ci vedo un problema politico, francamente. Tra l'altro non avrebbe senso su una misura così importante, insomma. Io, avendo fatto qualche anno di Parlamento, so anche che quando si devono dare dei segnali politici si danno su cose secondarie, non si danno su cose che obiettivamente, no? Cioè, questa è una brutta figura per noi, ma non per noi, solo governo, insomma, per tutti. Quindi credo proprio che sia stata superficialità, che non so dire se sia meglio o sia peggio, però sicuramente è qualcosa a cui si rimedia, ecco, con un po' di confronto anche tra di noi. Tra l'altro già nei giorni scorsi ragionavo di periodicamente incontrare i capigruppo, fare un po' il punto della situazione. Sa, noi in questi primi mesi siamo stati ovviamente, come posso dire, in una centrifuga, no? Cioè abbiamo preso il governo in un momento molto particolare, legge di bilancio, insomma abbiamo preso le misure. Credo che abbiamo fatto anche un buon lavoro, però adesso si tratta di organizzare meglio tutta la filiera e quindi anche di parlarci di più tra di noi, insomma, con i capi delegazione, con i capi gruppo, perché tutti devono essere coinvolti. Noi, diciamo, io ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, no? E credo che sia un lavoro sul quale bisogna coinvolgere tutti quanti, e questo mi prendo io la responsabilità di farlo, perché è questione che discutevo qualche giorno fa e che io sto già organizzando. Troppa sicurezza e un po' di superficialità, è così che Giorgia Meloni commenta l'accaduto, soprattutto dicendo che lei ha fatto più di qualche anno in Parlamento e ha già visto accadere cose del genere. Però dall'opposizione invece i toni sono ben diversi, con il portavoce di Verdi Sinistra Italiana Fratoianni che dice mai successo una cosa simile, con Angelo Bonelli di Europa Verde che dice che non era mai successo che un documento economico venisse respinto alla Camera dei Deputati. Professor Lanzalago, ma è davvero così? Ma anzitutto Giorgia Meloni ha sicuramente esperienza parlamentare, però ha un po' la memoria corta, nel senso che questo è già il secondo incidente grave a cui è andato incontro la maggioranza. Ricordiamo che per fare leggere Ignazio La Russa, presidente del Senato, quindi seconda carica dello Stato, è dovuto arrivare in soccorso Matteo Renzi, perché non c'era la maggioranza di voti. Quindi quest'idea che i segnali si mandano su provvedimenti o su decisioni di scarso peso, ecco, questa sarebbe da rivedere come idea. Sul fatto del comportamento dell'opposizione noterei anzitutto una cosa, che l'opposizione che nella prima votazione si era in gran parte astenuta, nella seconda votazione ha votato contro, si è opposta. Quindi ecco, questo cambiamento, che non è assolutamente imputabile a quel micro cambiamento apportato al decreto e alla legge per consentire che fosse ripresentato, ecco, indica uno sbandamento anche da parte dell'opposizione. Comunque il fatto che venissero bocciati i conti pubblici, diciamo, era già capitato due volte con i governi Berlusconi, segnatamente nel 2004 e nel 2000 e nel 2011. Quindi non è la prima volta. Ripeto, se c'è stato sbandamento, chiamiamolo così, da parte della maggioranza, l'opposizione non è stata da meno. Diciamo che le dichiarazioni dell'opposizione ancora una volta sono state più propagandiste, certo, che altro.
Umberto Del Noce, propaganda che ovviamente è però anche nella maggioranza e soprattutto in Giorgia Meloni, che indiscutibilmente ci mette la faccia, si prende le sue responsabilità davanti alle telecamere, però poi parla di un consiglio dei ministri convocato per il 1° maggio, quindi il giorno della festa dei lavoratori. Abbiamo visto un consiglio dei ministri a Cutro. Credi che questo governo, diciamo, sia più di forma che di sostanza in molti aspetti? Beh, lo deve essere per forza, forse, da un certo punto di vista. Ricordo in una delle prime puntate, anche il professore aveva in effetti giustamente sottolineato come in un momento in cui sulle politiche internazionali, sulle politiche economiche, è evidente che il governo ha le mani abbastanza legate, nel senso che ha dei vincoli esterni così forti che ne residono scarsi spazi di manovra, allora tanto più in ambito simbolico, in ambito interno, sarà spinta il governo a dei gesti appunto anche simbolici in grado di in qualche modo di evidenziare un'anima ideologicamente diversa anche sui temi interni e anche con scelte simboliche. Ritornando al discorso di prima, comunque anche a me ha colpito il fatto che nella prima votazione la maggioranza dell'opposizione si sia astenuta, e credo che forse quello sia un po' la superficialità che c'è stata, cioè probabilmente si dava per scontato che il DEF sarebbe dovuto essere approvato e neanche l'opposizione aveva votato contro, in realtà si era semplicemente astenuta. Poi dopo ha cavalcato questa onda sia nelle dichiarazioni sia con il voto contrario, magari sperando, confidando che se ci fosse stato in effetti un messaggio politico, magari anche di una seconda votazione, questo sarebbe emerso. Però il governo pare essere un po' rientrato nei ranghi, ma evidentemente se qualcuno doveva capire qualcosa, credo che l'abbia capito, ecco. Assolutamente, ci scommettiamo. Il governo è tornato nei ranghi perché poi, diciamo, aggiornando quanto accaduto ad oggi, questa mattina, nonostante un po' di caos all'interno della Camera, addirittura la seduta è stata sospesa per 5 minuti, proprio ai 5 minuti precedenti alla votazione, a causa di cori all'interno dell'aula, mentre un deputato di Fratelli d'Italia stava finendo il suo discorso. Comunque il provvedimento è stato approvato con 221 voti favorevoli, quindi diciamo sono rientrati i deputati che erano assenti ieri, e poi il provvedimento è passato anche oggi pomeriggio in Senato con 112 voti favorevoli, 57 contrari, e quindi insomma alla fine il documento è passato. Sono state 24 ore però abbastanza scombussolanti, almeno per la posizione di Giorgia Meloni. Un commento veloce per entrambi: ve lo aspettavate che comunque tutto rientrasse nel giro di 24 ore? Professor Lanzalaco. Sì, nel senso che se non fosse rientrato, è chiaramente il governo doveva dimettersi, sarebbe stata una crisi di governo, quindi siccome nessuno dei partner di governo ha per ora interesse a questo, chiaramente la maggioranza si è ricompattata, non era facile aspettarselo, ecco. Solo che appunto una volta è andata con la Russa, la seconda volta è andata, è uno stato di la terza volta. Sì, è uno stato di fibrillazione che non è non è positivo, ecco, questo certo. C'è poco da fare. Umberto, una battuta in chiusura anche per te. Come vedi il futuro di questo governo a questo punto? Credo che ora difficile fare una previsione, però condivido quello che ha detto il professore, aggiungo che probabilmente in questo momento neanche l'opposizione ha interesse a un cambio di governo, perché in questo momento
chiunque si trovi al governo si trovi in una situazione difficile con scarsi ambiti di manovra e verosimilmente ad affrontare situazioni molto difficili anche nel prossimo futuro. Quindi credo che in qualche modo questo permetterà al governo di andare avanti, seppure scansando colpi, batoste sia dall'esterno che dall'interno, perché non credo che in questo momento ci sia un reale desiderio di cambio di governo, neanche da parte dell'opposizione. Certo, anche perché non è poi così tanto strutturata, insomma. No, infatti. Però diciamo che il prossimo anno sono le europee, ci sono le europee il prossimo anno, quindi probabilmente questo influenzerà probabilmente lo sta già influenzando alcune, diciamo, manovre politiche anche in ambito europeo, proprio perché il prossimo anno, no, i cittadini europei saranno chiamati a questo importante appuntamento elettorale e questo sicuramente avrà un peso nella gestione delle dinamiche politiche anche interne. Assolutamente. Come ricordavi prima, ovviamente continueremo ad occuparci del DEF anche nella prossima puntata di Polis. Questo è stato uno speciale, giusto per commentare quanto accaduto ieri ed oggi. Giorgia Meloni ha ricordato poi nel video che abbiamo sentito prima che il documento dovrà essere presentato entro il 30 aprile alla Commissione europea. Quindi, insomma, ci ritroveremo a parlarne sicuramente nella prossima puntata. Grazie al professor Lanzalaco e grazie a Umberto Del Noce per essere Grazie stati qui. a tutti. Buona serata, ciao. Arrivederci a tutti.